beccate questo, va. Quanto dobbiamo alla scienza, quanto questa ci ha consentito in tempo straordinariamente breve di superare i pericoli maggiori della pandemia. Questa condizione sottolinea non soltanto la riconoscenza nei confronti della scienza e della ricerca, ma il dovere di sorreggerla non soltanto in momenti di emergenza, ma in qualunque tempo e in qualunque circostanza e condizione. Il professor Bruno ha anche fatto un riferimento alla salute come bene pubblico. Vorrei riprendere questa considerazione, questa opportuna considerazione, che richiama alla responsabilità sociale e richiama in questo momento, in questo periodo, al dovere, vorrei dire anche qui, morale e civico, della vaccinazione. Tutti a paura! Questo è lo strumento che in grande velocità la comunità scientifica ci ha consegnato per sconfiggere il virus e sta consentendo di superarne le conseguenze non soltanto sulla salute, ma anche economiche e sociali. La comunità scientifica è pagata da noi, ovviamente. Ecco, questo richiama nel nostro paese, come in tutti, al senso di responsabilità comune che ciascuno deve avvertire. Tutti a paura! Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, Hai capito? perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui. Licenza di uccidere ce l'abbiamo solo noi! Non voi, paura! E in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui. Solo noi possiamo mettere in pericolo la vita altrui! Chi pretende di non vaccinarsi, naturalmente con l'eccezione di coloro che non possono farlo per motivi di salute, ma chi pretende di non vaccinarsi e comunque di svolgere vita normale, frequentando luoghi condivisi, di lavoro, di intrattenimento, di svago, in realtà costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà. Ma chi fa sa il culo? Chi vuole stare in mezzo alle pecore? A rinunziare a prospettive di normalità di vita, a quella che poc'anzi la ministra Messa chiamava la possibilità di impadronirsi, di recuperare in pieno luoghi, modi, tempi di vita. Ma non posso non dire una parola sui fenomeni, sulle espressioni di violenza, di minacce che affiorano in questo periodo, contro Vai, vai. medici, contro scienziati, contro giornalisti, contro persone delle istituzioni. Sono fenomeni Mignotte. allarmanti e gravi, che vanno contrastati con fermezza. La violenza, la minaccia di violenza va anche contrastata e sanzionata con doveroso rigore.